Ciao ragazze, allora, micro video per, scusate, sono col cellulare per cui le immagini saranno un po' tremolanti. Volevo farvi vedere questo attrezzo, aspettate, perché voglio farvelo vedere senza inquadrare la marca. Va bene, non fate caso al casino. E mi domandavo, chissà quante di voi. Funziona con questo tastino. Quante di voi o quante delle vostre mamme si ricordano di questo attrezzo? Adesso vi faccio vedere come funziona, perché a grandi linee più o meno si intuisce. Perché qui esce la polpa, qui esce il sugo, cioè è un, diciamo, uno scivolo per il sugo e la polpa, e qui restano le bucce. Questo è il. Lo spingino. Allora, adesso lo accendo così vi faccio vedere come funziona. Dovrebbero uscire le bucce che non ne vogliono sapere oggi di uscire. È un po' casinista sto coso, però. Allora, io mi ricordo che la usava mia madre per fare il sugo, per fare le salsicce, per fare la carne trita. Mia mamma ci faceva di tutto. Io l'ho limitato all'estate per fare il sugo di pomodoro. E, certo, non è iper mega tecnologico, però fa il suo sporco lavoro. In pratica. Come vi stavo dicendo, aspettate che ve lo pulisco un po' così vi faccio vedere. Allora, da questi buchi, allora io infilo il pomodoro qui dentro. Adesso ci sono un po' di bucce, che poi piano piano dopo. Aspettate, voglio farvi vedere la. Vedete, il pomodoro viene incanalato in questa sorta di, come posso dire, è una sorta di vite, di, non mi viene il termine tecnico, che spinge il pomodoro. Allora, il pomodoro entra qui dove c'è questa cosa che gira e finisce qui, dove viene schizzato fuori. Praticamente solo la polpa, solo le parti molli, diciamo, escono dai buchi e la parte invece bucciosa viene espulsa da qua. Ok, so che non sono stata chiarissima perché me ne rendo conto benissimo, però niente, volevo farvi vedere questo attrezzo antidiluviano che la signora Camilleri Caterina usa ancora. Nonostante penso che abbia, sì, io penso che abbia la mia età questo attrezzo. E niente, cosa dirvi? Farò un altro video dove vi faccio vedere per che cosa mi servono i semini e le bucce dei pomodori che adesso prontamente metterò a seccare e ridurrò in polvere. Qui c'è già buona parte del pomodoro passato e che andrà nuovamente sul fuoco. Adesso pulisco questo, finisco di riempire la pentola e dalla cucina iper mega tecnologica di Caterina Camilleri, questo è tutto. Vi rimando al prossimo video. Ciao ragazze!